Sono con Lionel Ruiz e il suo gruppo che abbiamo raggiunto nell'ambasciata del Venezuela perché sono in tour in Italia. Ecco, Lionel, innanzitutto è un grandissimo piacere poterti incontrare e ti voglio chiedere subito come si sta in Italia, come sono andati questi primi concerti. Bueno, imagínate, L'onore è mio, l'onore è nostro, vorrei l'onore è dire. mio Siamo qui poter venire qui a per trarre la parola di Chavez, trasmettere le la musica, parole del presidente Chavez attraverso la nostra che ha musica. sido un E spazio accogedor, semplicemente Roma, tutta la Italia, città ci ha accolto Roma, veramente con tanto, tanto amore. Italia nos ha accogido con mucho Qua amor, siamo nosotros venuti a también hemos venido presentare il a dar nostro amor, paese, a presentare la a nostra mostrar rivoluzione come un vero e nuestro proprio paese, atto d'amore, nuestra come quello revolución. che è. Y eso nos ha In quanto al accogido. concerto, siamo Y en veramente relación al soddisfatti concierto, e contenti con fue l'accoglienza che abbiamo sumamente ricevuto emotivo. da parte del pubblico italiano. È Y desde el stato principio un al evento final, y al assolutamente final, emotivo, per el quanto colofón ringrazio fue unas ancora le extraordinarias parole palabras trasmesse del nuestro amado dal Isaías Rodríguez, nostro ambasciatore hermano Julián de Isaías común amor a Rodríguez Díaz. todos. Cosa significa per te, per la tua arte, cosa ha significato Chavez e perché appunto un progetto che si chiama Mere Mere con Pan Caliente, che è qualcosa di popolare, si lega in questo modo alla politica. Chavez fondamentalmente è il popolo, sei d'accordo? Definitivamente Chávez es el pueblo. Y Chávez nos devolvió nuestro país, Chávez nos è il devolvió popolo nuestra adesso. identidad. Chávez ci ha Como decía tornato, Bolívar, la ci fuerza ha viene justamente de eso, fatto de la identidad. restituito, ecco, Un pueblo mientras la mayor nostra identidad identità, tiene, más assolutamente, come fuerza tiene el pueblo. diceva Bolívar, Y il para demostrar popolo eso è la tenemos que nostra hacerlo identità. a través de la nuestra música popular, nuestra E música quindi tradicional, Chavez, e a través de nuestro folclore, adesso siamo tutti, Chavez è la a través nostra de la identità tradición. ed è anche la nostra forza. Y E entonces questo lo facciamo, aparece lo vorremmo continuare a un fare e trasmettere attraverso binomio la musica maravilloso popolare, que es la attraverso palabra de Chávez il nostro con la folklore, música attraverso la nostra venezolana. cultura. Cosa significa un rivoluzionario amorevole? Sí, esa frase que originalmente la mencionó el comandante Chávez en una entrevista que le hiciera el doctor José Vicente Rangel, estando aún Chávez en Yare, y que está recogida en un libro que se llama De Yare a Miraflores, el mismo subversivo. Mira, incluso podemos decir que Jesús de Nazaret, el Cristo, fue un subversivo amoroso, porque vino a hacer una revolución desde el amor. Vino a dar luz al que estaba en la oscuridad. Quindi sì, quella frase Vino a del dar un subversivo amorevole casa al que no la tenía. è stata Vino a dar menzionata alimento al que no lo dal tenía. José Vicente Rangel, giornalista Vino a venezuelano, tratar quando ancora Chávez era de nel carcere. sintonizar Questo el viene ancora mundo de riportato in un nuevo libro. con la armonía de E Dios. assolutamente sì, Bueno, definitivamente Chávez Gesù di también ha Nazareno. venido a hacer lo mismo. Fu un subversivo amoroso, lui ha dato Chávez luce a chi era es un prócer de la luz nell'oscurità, ha y ha dato venido a dar vivienda, abitazione, ha dato ha venido a alimento, dar ha salud, cercato di sintonizzare il mondo ha con venido a l'armonia dar di Dio, identidad, se possiamo dirlo repito, così in qualche modo. y lo ha Chávez hecho è a través de una un, possiamo revolución, dire che sia una un revolución que ha prócer, un sido eroe pacífica, della una luce, revolución que ha anche lui sido ha dato no abitazione, ha convencional, dato si es que salute. se puede llamar una revolución Ci ha convencional. regalato una A rivoluzione través de las armas y pacifica, a través una del amor, rivoluzione attraverso a l'amore, través de incendiando ognuno dei nostri cuori incendiar de e amor riempiendo i cada nostri corazón cuori di venezolano. amore. Así, È con la arrivato misma estructura ad essere de la presidente democracia attraverso quella representativa democrazia que armó el capitalismo, rappresentativa Chávez pudo che llegar avevamo, però al poder a través de attraverso unas elecciones, la via elettorale, no? incendiando corazones, Inondando enamorando y ancora ognuno di devolviéndole a noi, la gente accendendo su razón de l'amore ser nel popolo venezolano. venezuelano. Il Venezuela riuscirà a difendere tutte le conquiste che il comandante Chavez ha portato, che la rivoluzione bolivariana ha portato, e tu personalmente come ti impegnerai per difendere la rivoluzione chavista? En mi caso particular, cada mañana cuando me levanto y me miro en el espejo, me veo Chávez, me veo Bolívar, me veo Zamora, me veo Simón Rodríguez, me veo Chávez. Y luego me miro
y digo qué estoy, qué voy a hacer hoy. Por cuando me alzo y me guardo al espejo, la revolución bolivariana. Mi rivedo Chávez, mi vedo Chávez, vedo bueno, en mí anche Bolívar, vedo Rodrigo, Zamora, tutti i nostri eroi della indipendenza. Se ha hecho lo extraordinario. Mi chiedo cosa posso fare per mantenere vivo questo legato. Ma come diceva anche il Che, penso che ognuno di noi, ogni venezuelano, il fatto che già ognuno si senta profondamente venezuelano, compia con il suo dovere e mantenga in marcia le idee del comandante Chavez, è un modo anche di continuare, di proseguire sopportando il nostro processo. Noi particolarmente con la nostra musica continueremo riempiendo di colore o colorando il discorso del comandante Chávez. Con fatti e con azioni concrete dovremo proseguire supportando il processo rivoluzionario, quello riportato nel piano della nazione che Chávez ha lasciato. Lo que dice ese discurso. Él no dejó el plan de la patria. Y es como el marxismo, una guía para la acción.